Nuove immagini, un nuovo video fornito dai carabinieri che racconta il momento dello strappo, della processione che effettua una deviazione senza alcun preavviso e soprattutto senza alcuna autorizzazione, lascia il percorso per fermarsi davanti casa del boss Francesco La Rocca, detenuto al 41 bis. Qui una lunga sosta, addirittura mezz'ora, con annesso applauso, come filmato dalle immagini. Alla deviazione del corteo, il gruppo autore dello strappo non ha un gran seguito. Il grosso della processione è rimasto con il parroco, il sindaco, il comandante dei carabinieri, increduli per l'accaduto. In segno di forte contrasto con quanto avvenuto, non a caso hanno abbandonato poi la processione. Nessun omaggio al mafioso, continuano a ripetere i portatori incriminati, finiti oggi nel registro degli indagati con l'accusa di turbativa dell'ordine pubblico, ma solo la volontà di non perdere una vecchia tradizione, un vecchio percorso quest'anno modificato per volontà del sacerdote Antonino Maugeri. Non la pensano allo stesso modo alla procura che sul caso, come detto, ha fatto scattare un'indagine. Non la pensa allo stesso modo la curia di Caltagirone con il vescovo Calogero Peri che ha imposto il divieto di tutte le processioni a San Michele di Ganzaria fino all'accertamento della verità. Non la pensa allo stesso modo il sindaco di San Michele di Ganzaria, Gianluca Petta, che ha evidenziato chi ha sbagliato deve pagare. Non la pensano allo stesso modo i fedeli che non hanno seguito la deviazione della processione, che non hanno voluto accettare di far parte di un possibile equivoco. Le distanze dalla mafia vanno prese anche facendo cambiare strada alle processioni, utilizzare simboli cristiani in segno di riverenza verso chi vive in nome della sopraffazione, della cattiveria, dell'umiliazione dell'altro è assolutamente incongruente e contrario alla vera fede cristiana.